Siamo al secondo capitolo della prima lettera di San Paolo a Timoteo, capitolo dedicato, come è abbastanza evidente, all'importanza della preghiera. Già nel primo versetto compaiono termini molto espliciti, alcuni quasi sinonimici, no? Domande, suppliche, preghiera, ringraziamento e ringraziamenti per tutti gli uomini. Qui c'è proprio il compito fondamentale di noi cristiani, che è appunto quello della preghiera di intercessione. Qui si nomina esplicitamente direi quelli che stanno al potere, anche quando sono, come erano insomma a quei tempi, non c'erano ancora governanti e re cristiani. Però bisogna pregare per loro, perché comunque sia il Signore che certamente conosce bene tutti gli uomini, anche chi non crede e chi non ha fede, possa indirizzare le loro scelte, le loro decisioni verso orizzonti di pace, di prosperità e di benessere, che non combinino guai, ecco. Proprio perché probabilmente molti di loro non pregano, c'è bisogno più che mai che i figli di Dio sentano questa necessità. Per questo, come sappiamo, che la Chiesa nelle sue preghiere universali prega prima appunto per se stessa e per i suoi ministri, e per il suo popolo, poi per i governanti, poi per le situazioni di necessità e di sofferenza e poi generalmente per i membri della comunità locale. Queste sono le quattro intenzioni, diciamo così, un po' universali della preghiera della Chiesa. E aggiunge che questa è una cosa bella e gradita al cospetto di Dio nostro Salvatore, aggiungendo, questo è un passaggio fondamentale della prima lettera a Timoteo, la dichiarazione esplicita circa la volontà salvifica universale del Signore. Per quanto sta in Lui, Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati e arrivino alla conoscenza della verità. Per quanto sta in Lui, ovviamente. Questo non significa che tutti si salveranno e tutti arriveranno alla conoscenza della verità, perché la volontà salvifica di Dio deve evidentemente incontrarsi con la risposta adeguata dell'uomo. E quindi questa esortazione, dopo aver affermato l'unicità di Dio e del mediatore tra Dio e l'uomo, e la necessità di proclamare questo annuncio al mondo intero, conclude dicendo che voglio dovunque che gli uomini preghino e dovunque si trovino, alzando al cielo mani pure, senza ire e senza contese. Qui c'è tutto quanto il discorso delle condizioni per cui la nostra preghiera è accetta e gradita al Signore, tra cui quella di non trovarsi in situazione di lite e di conflitto con i fratelli. Ricordiamo che anche Gesù nel Vangelo dice: ti metti a pregare se ti ricordi che c'è qualche situazione di contesa, sanala, perché altrimenti la preghiera non sale al cielo. Dovunque si trovino, quindi pregare sempre e dovunque, potremmo un pochino sintetizzare questa esortazione paolina. Poi c'è una sezione, dice: si vuole dunque che gli uomini preghino dovunque, usa proprio il termine esplicito, no? Non antropos, ma nerandros, quindi che è proprio i maschi, si dovrebbe tradurre, non gli uomini. Sapete che gli uomini si può anche intendere come genere umano, no? Quindi dice: i maschi, anzitutto, pensate, no? Preghi innanzitutto i maschi, quindi pregare secondo San Paolo è una cosa, ma questo anche secondo gli ebrei in generale, ma dovrebbe essere una cosa soprattutto da maschi. Capiamo anche che purtroppo nella mentalità comune anche che c'è in larga parte dei paesi occidentali di antica tradizione, basta vedere insomma la conformazione delle nostre assemblee, si pensa che la religione, la preghiera, la vita sacramentale sia una cosa da donna, gli uomini non è roba da maschi.
roba da maschi, specialmente nei paesi magari può essere portata a stato a spasso, se c'è una processione, quello forse è considerato una roba da maschio, ma non certamente mettersi a pregare o stare in chiesa. Quindi questo per farci capire la nostra mentalità è così distante dalla verità, no? Si pensi che l'ordine sacro è riservato soltanto alle persone di sesso maschile, forse anche per questo motivo, no? Quindi per non l'unico, ma per far comprendere come il servizio di Dio, un prete deve innanzitutto pregare, soprattutto pregare, è roba non da donne, anche se adesso lo vedremo subito, no? E infatti poi dice, alla stessa maniera facciamo le donne, anche qui abbiamo usato il termine gynex, gynecos, cioè proprio femmina, in greco. E dice, preghino anche loro, e dopodiché ci sono una serie di raccomandazioni. Abiti decenti, adornandosi di pudore e riservatezza. Qui non soltanto la decenza e il pudore, ma anche la riservatezza è una cosa che, senza offesa, su cui il genere femminile deve essere sempre un pochino attento a riflettere un tono, perché il contrario della riservatezza è essere un po' impiccette, essere un po' pettegolette, usiamo un po' di pezzeggia divina. La riservatezza è una bellissima virtù, oggi la chiamano privacy, ma è una cosa molto bella che andrebbe più curata nelle nostre comunità cristiane, anche nella nostra vita interiore. E poi non di trecce, ornamenti d'oro, vedete, sapete che i capelli sono l'orgoglio, diciamo così, l'espressione simbolica della vanità femminile, no? I gioielli, le vesti sontuose, ecco. Ma le cristiane si adornano di opere buone, come conviene a donne che fanno professione di pietà. Bellissimo, no? E poi ci sono quei classici passaggi, ecco, che adesso sono al dito, perché a causa di questi passaggi San Paolo, lo dico, siamo davanti al Santissimo Sacramento, insomma non sono cose belle, ma per amore della verità purtroppo bisogna dirle, a causa di questi passaggi e di altri, San Paolo si è dovuto sorbire, in questi tempi ovviamente, l'epiteto di misogeno. La donna impara in silenzio con tutta sottomissione, non conceda a nessuna donna di insegnare né di dettare legge all'uomo, c'è chi si straccia le vesti. Io, e poi spiega anche perché, no? Adamo, Eva, la prima che fu ingannata fu Eva, e che poi trascende Adamo, eccetera, eccetera, no? Qui stiamo meditando, ovviamente, non è certamente la sede per fare approfondimenti dottrinali, né tanto meno polemici, no? Però dobbiamo sempre farci qualche domanda. Prima, questo è il Nuovo Testamento, non l'Antico Testamento. Discorsi tipo, come dire, contestualizzazione e relativizzazione di una certa verità si possono fare ovviamente per l'Antico Testamento, è ovvio, si possono fare anche per il Nuovo, punto interrogativo, si può accusare San Paolo di misoginia. Quindi praticamente questi due o tre versetti sono idee personali di San Paolo un po' misogene che risentono della mentalità del tempo. Però io dico, se uno accetta questo pensiero, potrebbe anche dire che chi l'ha detto che le altre parti di tutte quante le 14 lettere paoline sono parola di Dio e non pensieri di Paolo? Perché questo è il grande problema. Se questo è un pensiero di Paolo, chi mi assicura che tutte le altre cose che ha scritto nelle sue lettere, compresi i più alti concetti teologici, siano parola di Dio e non parola di Paolo? Se questo testo si legge durante la liturgia, non si dice al termine parola di Paolo, ma si dice parola di Dio. E quindi che facciamo? Punto interrogativo, cioè io lo sto mettendo in questo modo perché è importante che anche durante il silenzio, durante la meditazione, noi ci dobbiamo pensare a queste cose, durante la nostra preghiera personale. Perché?
perché se questa non è parola di Paolo, ma è parola di Dio, ovviamente sono cose che vanno rettamente comprese, rettamente interpretate, non autorizzano nessuna forma di schiavizzazione, di sopraffazione, questo è ovvio, ma esprimono però dei concetti, d'accordo? Per esempio, perché l'ordine sacro nostro Signore l'ha riservato agli uomini? Per esempio, sappiamo che l'ordine sacro immette nella gerarchia della Chiesa, il cui vertice è appunto il successore di Pietro, ma la gerarchia, anche se nella Chiesa certamente l'autorità è un servizio, però la gerarchia dà ordini, ok? Dà comandi autorevoli. Ok? Non potrebbe essere uno dei motivi, non l'unico certamente, per il quale Dio ha voluto che l'ordine sacro fosse riservato solo agli uomini e tale resterà per sempre, qualunque cosa possano cianciare e dire teologi di un certo non buon livello, no? Non può essere anche questo, perché c'è scritto: non conceda a nessuna donna di insegnare né di dettare legge all'uomo. Cosa fa un vescovo? Un vescovo ha la facoltà di insegnare e la facoltà di governare e di fare delle leggi, di fare dei decreti vincolanti per la comunità cristiana dentro la diocesi. La stessa cosa vale ancora di più per il Papa o per un concilio, no? Quindi bisogna fare un pochino di attenzione, perché io, quando si fanno certe letture, cioè, no, non si può essere così grossolani, no? A chi mi viene a dire, ma questi sono pensieri di Paolo, un po' misogini, frutti del suo tempo, adesso le cose sono cambiate, c'è stata l'emancipazione, non valgono più. Dico, va bene, allora anche quando San Paolo dice che siamo giustificati per la fede in Cristo, non per l'opera della legge, è un pensiero solo personale. Ma così salta tutta la dottrina cattolica. Capiamo, no? Quindi occorre sempre avere un pochino di calma e mai farsi prendere dalla emotività, perché lo sforzo di comprendere rettamente il senso dei testi, anche quando usano un linguaggio che per la nostra cultura contemporanea è ostico, bisogna farlo, e non si possono frettolosamente liquidare come, perché anziché risolvere un apparente problema ne crei di enormemente più grandi. Ecco. Però noi mettiamoci in silenzio davanti al Signore, chiedendoci quello che pensiamo, cioè specialmente le donne devono specchiarsi con queste cose, lasciarsi interpellare, dire che faccio io, le faccio mie queste esortazioni, ci credo, non ci credo, ne prendo atto, agisco di conseguenza o mi accodo al gregge di chi pensa che queste sono sciocchezze obsolete dette da un uomo figlio del suo tempo, per quanto santo potesse essere, perché comunque vanno relativizzate in questo senso. E questo è il compito della nostra preghiera.